una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01 325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio e vi ringraziamo per essere intervenuti. È inutile nasconderci, questo è un giorno comunque sicuramente importante per il calcio stabiese, perché diciamo segna l'inizio di una nuova, diciamo, era, proprio di una nuova Jugoslavia. Per 10 anni siamo stati, negli ultimi 10 anni siamo stati abituati ad avere la persona qui al mio fianco, il presidente Lamiello, per il quale non ci sono parole per ringraziarlo, ma non ha sviolinato, chi mi conosce sa che sono diretto e sì, obiettivo. E quindi è stato colui che per 10 anni ha dato lustro a calcio stabilese. Tutti ricordano le vittorie, i successi, qualche piccola delusione, ma i successi alla lunga sono stati sicuramente maggiori. E adesso siamo qui, questo 12 luglio, ad un mese esatto dal comunicato con il quale il Presidente annunciava la difficoltà di poter iscrivere da quest'estate al prossimo Campionato di Lega Pro, e ad oggi possiamo dire, dopo un mese di lavoro incessante al quale va dato merito, il Presidente già dorme poco la notte, in questo periodo ha dormito pochissimo, ha cercato di realizzare l'ultimo capolavoro, quello di formare una società nuova, sicuramente più forte, e che possa dare continuità al calcio stabilese. Adesso non mi dilungo più di tanto, passo la parola al presidente Mannillo, che poi sarà lui a fare gli onori di casa. Buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera. Allora, come diceva Clemente, a un mese da quel comunicato che feci il giorno 12 giugno, non perché io non fossi un tifoso della Jugoslavia, questo è acclarato, ma perché oggettivamente da solo non avevo più la possibilità economica di fronteggiare un campionato di Lega Pro. Quindi, siccome oltre ad essere tifoso, io in questa città ci sono nato, ho voluto lanciare un segnale d'allarme. Signori miei, io mi fermo perché da solo non posso andare avanti, quindi o si trova una qualche soluzione, si trovano persone che rilevano la società, oppure io, con tutta la buona volontà, con tutta, diciamo, il dispiacere di questo mondo, mi devo fermare perché non voglio fare brutte figure. Diciamo, è stato un mese assurdo. Mi hanno contattato tutti i compratori seriali d'Italia, i più imbroglioni d'Italia mi hanno interpellato che volevano la Jugoslavia,
ho visto cose che dire da consigliare a queste persone, un TSO è una cosa semplicissima, cioè proprio è una cosa assurda, che a volte mi chiedevo, ma scusi, ma questi perché li chiamano? Cioè, che vogliono? Comunque, dice, ho dato diciamo, spazio a tutti, sempre nella speranza di salvare il calcio professionistico a Castellammare, perché l'ultima cosa che io avrei voluto che il calcio professionistico a Castellammare, ma attenzione, io se ho sentito dire e ho sentito leggere sui siti cose assurde, trattative con persone che non sono mai esistite, cioè io non ho mai avuto trattative con chi leggevo sui siti, non ho mai avuto trattative con persone di Castellammare, cioè, oppure leggevo che la Juve Stabia voleva i soldi dal comune, ma quando mai? La Juve Stabia è una società privata, non può chiedere soldi al comune. Ringrazio il sindaco che voleva diciamo aiutare la Juve Stabia, ma evidentemente non ha trovato in zona imprenditori disposti a dare una mano alla Juve Stabia. Ho letto che magari si è criticato la Curva Sud che aveva fatto una manifestazione a favore della Juve Stabia dicendo che erano più importanti le terme. Signori miei, ma le terme non è che sono state chiuse per colpa della Curva Sud, le terme sono state chiuse perché Castellammare non riesce a mantenere le cose buone che ha, quindi c'è stato di tutto di più, chi magari ce l'aveva con me, chi diceva che era finita la Zenzinella, e io l'avrei invitato a vedere le carte, a vedere i bilanci per vedere di quale Zenzinella volesse parlare, quindi io sono stato molto molto chiaro, qualcuno non mi credeva perché diceva quello è troppo tifoso, sì, non c'è problema, io credo che ognuno ha una propria fede calcistica, io sono tifoso della Juve Stabia, però la cosa che più mi ha fatto piacere è stata la solidarietà dei tifosi che capendo il mio stato d'animo mi hanno sempre detto Presidente, noi stiamo sempre con lei, qualsiasi cosa accada. E questo diciamo è quello che mi ha fatto molto piacere, perché dopo 10 anni, sono passati 10 anni pure, diciamo, sono cominciato anche a diventare un poco più anziano, è una cosa che stanca, da solo, parecchi di voi sapete come io vivo le partite, quindi non, diciamo, non è una cosa che dico così per dire, perché sono cose risapute. E quindi ho lottato, veramente ho lottato con un leone per mantenere il calcio professionistico a Castellammare. E sono orgoglioso, sono felice di aver trovato delle persone che hanno preteso che io rimanessi nella società. Io sono di una sincerità, diciamo, chiara. Io volevo lasciare perché fisicamente, economicamente era diventato troppo pesante, però mi è stato no, noi se lei va via noi non veniamo, e allora io non lo so se con piacere o meno ho accettato diciamo questo diktat che mi è stato imposto da queste persone, perché forse ecco, stimandomi e hanno dimostrato ulteriormente la loro stima, perché non hanno toccato una virgola dell'esistente, e questo vuol dire diciamo avere massima fiducia nelle persone, massima fiducia nell'ambiente e tutto quello che segue. Però adesso, ecco, ma adesso comincia la vera sfida, perché voglio capire se questa città riesce a dare adesso lei una risposta a queste persone che sono venute in aiuto della,
della squadra della città. Non voglio dire se è una cosa importante o non importante, perché qua ormai con i social sono tutti giudici, sono tutti che sentenziano, tranquilli. Alla fine della fiera, quello che conta è effettivamente sui fatti. Quando uno fa i fatti, poi a parlare possiamo parlare, tutti quanti possiamo parlare. Io adesso mi aspetto dalla città veramente una risposta in termini di abbonamenti, per vedere, perché altrimenti, signori miei, se un tifoso della Juve si stacca, figuriamoci persone che, a cui piace il calcio, a cui magari hanno dei determinati progetti, e se vedono la noncuranza, non credo che possa durare molto. Quindi adesso secondo me la palla passa alla città di Castellammare per dimostrare la gratitudine. Ripeto, io mi auguro che nel limite del possibile, per l'amor del cielo, anche l'amministrazione comunale ci venga incontro. Noi non chiediamo niente, non vogliamo niente, vogliamo che questa società, questo giocattolo sia della città, perché al limite io per i 10 anni che l'ho gestita non l'ho mai sentita una mia proprietà. Questa è una proprietà della città di Castellammare di Stabia, poi ci sta chi la gestisce, poi magari c'è chi la gestisce bene, che ha anche un risultato sportivo buono, e vabbè, è quello, e diciamo ci sono tanti fattori che concorrono a questo, ma la cosa importante adesso è dare una risposta a persone non di Castellammare che sono venuti qua a dare un sospiro di sollievo, perché ripeto, non ho problemi, ma ci siamo salvati in carcerato, lo riaffermo, potrei dire un'altra cosa, io da solo non avrei continuato. Attenzione, un'altra stupidata, la Juve Stabia fallisce, no, non fallisce, il fallimento è quando uno ha debiti e non paga. Io non avrei iscritto la squadra, ma non avrei fatto fallire la Juve Stabia. Poi può darsi pure che qualcuno aspettava questo per partire dalla Serie D, ma non lo so, io credo che rimanere l'unica squadra oltre il Napoli, in provincia di Napoli, a fare un campionato professionistico sia un freccio. Quindi ho lottato fino alla fine e ho trovato persone veramente disponibili, persone che hanno tante idee, persone per bene. E sta vicino a me il nuovo presidente della Juve Stabia, il dottor Cicco. Faccio notare una cosa, fammi l'applauso, Mario. Per terminare, no? Noi veramente abbiamo fatto l'ennesimo miracolo, magari come lo facevamo il 19 giugno del 2011, anche questa volta veramente è stato un miracolo, e veramente c'è da ringraziare queste persone che hanno avuto fiducia nella città di Castellammare. Adesso sta alla città di Castellammare aiutare, meritare la fiducia e andare incontro. Noi
faremo gli stessi prezzi degli abbonamenti dell'anno scorso, anche facendo una partita in più. Quindi chiediamo veramente una dimostrazione, ecco, delle persone che vengono, fateci vedere, diciamo, cosa noi vogliamo. Abbiamo avuto anche la notizia che siamo stati ammessi al campionato. Punto di penalizzazione, perché chiaramente la federazione è stata presentata dalla nuova società, ci tengo a dirlo, in un secondo momento. Io non ho remore, signori, io non la potevo presentare, quindi ringraziatelo veramente. Adesso passo la parola. Lui c'è il nome, Felice, quindi cioè, dice tutto. Senti, dai. Grazie a tutti per essere qui. Volevo fare un ringraziamento a Franco per averci, diciamo, onorato di questo progetto che abbiamo, come ha espresso poc'anzi, l'abbiamo obbligato a restare con noi, e abbiamo apprezzato il lavoro che hanno fatto, soprattutto avendo confermato da parte della società bilancistica, complimentandoci per il lavoro svolto, con avendo fatto un campionato in economia ed è per arrivare poi quarti a fine campionato con tutte le difficoltà del caso. Il nostro incontro è stato del tutto casuale, Franco, siamo conosciuti diciamo che tutto questo è avvenuto nel giro dell'ultima settimana. Grazie al dottor Fogliamanzia. Grazie al dottor, appunto, dottor Fogliamanzillo, e confermando e apprezzando il lavoro svolto sino ad oggi, e confermo che diciamo, tutta la gestione precedente verrà confermata ed è stata confermata per il prossimo campionato. La nostra intenzione è quella di dare continuità a questo progetto che Franco ha iniziato, e noi vorremmo portarlo avanti con dedizione, continuità e sacrificio, per cercare di portare questa squadra a fine campionato ed al vertice del campionato. Ovviamente, oltre a questo, il nostro intento è cercare di facciarci dare anche, guardare la parte, anche la parte di solidarietà, quindi ci sono progetti collegati alla parte sportiva o calcistica, che va oltre il mondo, diciamo, calcistico, e quindi lanciare anche dei discorsi, diciamo, lanciare anche dei discorsi all'atere che possano dare praticamente sostegno e supporto anche economicamente a questa società. Chi siamo? Siamo, diciamo, una società di imprenditori di diritto inglese che opera nell'ambito di ristrutturazioni e quindi partecipazioni societarie nell'ambito aziendale, che ha deciso appunto, attraverso il dottor Fogliamanzillo che ci ha presentato, portare avanti questo discorso sul territorio. E io, in veste del diretto di questa società, oggi sono qui a presentarmi a voi. Vi chiedo, come appunto anticipato con Franco, un supporto da parte vostra e un sostegno, considerando che veniamo da molto lontano e lo facciamo a Roma, molto lontano. Da lontano. Eccoci qua. Ci sono domande? Prego.
turismo. Presidente, non presidente, è fatto bene, è giusto dire, presidente, no, 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 no. Mario Di Capua di questa Bialaccia. Volevo prima di tutto chiederle, lei parlava di un progetto ambizioso, quali saranno i vari punti che si toccheranno in questo progetto e poi come c'è stato questo ingresso in società, cioè con Franco, quali sono state, oltre al chiaramente all'incontro avuto tramite Vogliamo Zero, quali sono stati, diciamo, i punti di incontro che vi hanno più unito in questo progetto insieme? I punti che ci hanno unito è quello che ha iniziato. Noi abbiamo sposato quello che lui ha iniziato, non abbiamo cambiato una virgola di tutto quello che Franco ha avuto in mente, la società veramente, sino ad ora. Abbiamo semplicemente preso in mano quello che lui aveva esattamente iniziato. Marevolo Novi Vicentro, è per voi la prima esperienza nel mondo del calcio, dello sport in generale, o già avete avuto altre esperienze? No, questa è la nostra prima esperienza nel mondo calcistico. E per quanto riguarda l'aspetto, ha detto lei, bilancio va bene, quindi società va bene così, ma la parte tecnica, chi prende la decisione, sarà la stessa dell'anno scorso? Il direttore sportivo Polito è stato riconfermato insieme all'allenatore mister Fabio Caserta e tutto lo staff tecnico è stato riconfermato. Ho incontrato questi ragazzi questa mattina, ho apprezzato guardandoli singolarmente, ho incontrato uno per uno da questa mattina e ho apprezzato la volontà, la dedizione, l'impegno e l'amore che hanno per questa squadra e siamo molto molto soddisfatti, molto molto contenti. Complimenti. Presidente, buonasera, provo a farvi scendere, stabilito al 100% e Corriere del Pallone. Vi ringrazio umilmente, penso a nome di tutti i colleghi della stampa, siamo tutti prodotti del territorio autoctoni e veramente in questi giorni vicino al presente abbiamo sofferto, anzi mando delle forze della passata come i nostri amici della curva. La mia non è una domanda, è un invito, ve lo dico in maniera seria e puntuale, forse siamo coetanei. In questi giorni di presenza a Castellammare di Stabia vi invito con l'aiuto della dirigenza e della curva a rispolverare le immagini dello stadio Romeo Menti quando era pieno e di lavorare commercialmente e imprenditorialmente affinché si possa ripristinare questo entusiasmo a Castellammare di Stabia. La piazza ha bisogno di credenziali come lo è stato e lo è ancora Patron Maniello e come la sua azienda per rigremire il Romeo Menti di Castellammare. Non è l'unica cosa buona, e concludo, che è ancora rimasta a rappresentare il nostro territorio. Uno dei nostri punti, dei nostri progetti è proprio quello di cercare di riportare voi allo stadio, di riportare la squadra ai tempi quando lo stadio era gremito. Con un progetto commercialmente abbiamo dei punti del nostro progetto fine a far sì che ci proviamo insieme, ma lo dobbiamo fare tutto insieme perché in sinergia dobbiamo andare in un'unica direzione, non possiamo andare in due direzioni separate, quindi se remiamo insieme questo progetto può funzionare. Uno dei nostri punti cardine è proprio far ricrescere la squadra non solo calcisticamente e professionalmente, ma soprattutto commercialmente. E credo che questo binomio debba funzionare di pari passo. Ma questo avviene solo se c'è anche supporto da parte vostra. Oltre al nostro impegno imprenditorialmente parlando. Signor Agua? No, 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 no,
Innanzitutto, se posso pensare il nome proprio della società, qui, la società si chiama Financial Private Capital Limited. Financial Private Capital Limited. Ok, e non so, sarà l'unica figura la sua all'interno della società o altre persone della società opereranno in vari altri ambiti, aspetto tecnico o altro? Sarà... No, la mia figura è la figura di director della società inglese, ci sono dei soci inglesi, io faccio il director di questa società per conto dei miei soci. E sono qui oggi nelle vesti del presidente della nuova società, quindi della nuova proprietà. Ovviamente non posso essere scontato, però in questo momento la vostra è la maggioranza delle quote del credito. 67% è tutta lei. Che mi hanno costretto, non volevo pure picciare, no, non volevo rimanere. E poi c'è la domanda per Manillo, emotivamente, sappiamo se emotivamente e questo mese come sta? Ah, è stato veramente qualcosa di allucinante. Mi hanno sparato debiti, cioè, scusate, se uno compra la casa, se fa un mutuo, pure a 20 anni, a 30 anni, no? Invece il debito della USA era tutto come se si doveva pagare domani mattina. C'era la transazione a 10 anni, però si scrive il debito, non si scrive che già il primo anno è stato pagato regolarmente, cioè, benissimo. C'erano crediti dell'anno precedente. Quindi come l'ho vissuto? Io l'ho vissuto con un'enorme soddisfazione oggi perché ho mantenuto, grazie all'aiuto dei nuovi proprietari della USA, il calcio professionistico della squadra che io sono tifoso. Poi, signori miei, ma quando tifosi, ma tifosi veri, non quello che magari la domenica ti chiedono un biglietto, ma ci sta, veri tifosi, incontrandomi per strada, dicevo, presidente, può pure chiudere la USA, più di quello che lei ha fatto, non può fare, noi lo sappiamo. Questa è stata la più grossa soddisfazione che io potessi avere, perché mi ricordo, siccome diciamo non ho più 20 anni e ho vissuto per varie fasi che altri presidenti, anche veramente facendo sacrifici, sono stati trattati in un altro modo. Io ringraziando il Dio, perché vuol dire che è stato apprezzato, sono stati apprezzati i miei sforzi e dovevo, mi ero impegnato a fare l'ultimo sforzo. Ringraziando il Dio ci sono riuscito e nessuno mai potrà dire che oltre alla Serie B non avevo fatto fallire, perché qua molti non sanno neanche un significato della parola fallire, e non iscrivere è una cosa. E allora, grazie a Dio, ci sono riuscito e si riparte da capo con il nuovo campionato, con un solo punto di penalizzazione che non è niente di eccezionale. Ma stiamo a di punto, Presidente. Eh? Ma prima di campionato. Oltretutto, ripeto, mi hanno chiamato i compratori seriali delle squadre, perché cioè poi andavi a vedere tre giorni prima sulle compro Torino, lo sulle compro, cioè di tutto di più, veramente ho scoperto un mondo incredibile. Dici, ma scusate, ma fatemi capire, tutti, nessuno escluso mi ha chiamato. Poi ringraziando Dio, io credo che bilancisticamente parlando, da quello che abbiamo analizzato rispetto a tante altre squadre di calcio di categoria, sfido quale squadra sia riuscita a mantenere dei dati, un lavoro fatto come l'ha fatto il presidente Magnello sino a ieri. Credo pochissimo. Tema appunto di penalizzazione, credo che forse eravamo partiti anche peggio l'anno scorso senza lo stadio, no? come difficoltà, quindi c'è. Cioè, volevo chiedere invece al presidente, lo chiameremo sempre presidente, parlando di una società inglese, la prima delle prime cose che mi viene in mente anche
gestione stadi e cose che sono tipiche anche del, insomma, del modo di fare calcio in Inghilterra. Potrebbe essere anche tra le iniziative che diceva anche un'idea, queste magari parlando con l'amministrazione, la gestione anche di quello che è il contorno. Ma questo è un pensiero molto futuristico, lo affronteremo quando ci arriveremo. Poi siamo partiti da 3 ore. Quando c'è stata la firma, proprio, se è possibile sapere, di questo accordo, quando ci sarà l'attenzione, quando... Cioè, ieri a Roma. Non ci potevamo presentare qua se non avevamo firmato e più essere stati ammessi, ripeto, grazie alla fideuzione che hanno fatto loro. Prima a un certo punto c'è stato un piccolo sketch dove possiamo arrivare, un presidente stava dicendo qualcosa, l'altro presidente ha detto calmiamoci, quell'altro presidente cosa voleva dire, cioè dove vuole arrivare questa società senza ma arriverà dove riuscirà ad arrivare con le proprie gambe. Noi partiamo, questo è un punto di inizio, e con il lavoro di tutti e il sacrificio di tutti cercheremo di andare il più lontano possibile, ma questo lo dovremo fare tutti quanti insieme. Mario, negli ultimi 10 anni il calcio è diventato quasi solo ed esclusivamente fatturato, okay? Se voi vedete chi arriva in finale di Coppa dei Campioni sono sempre le stesse, chi vince gli scudetti in tutti i vari campionati sono sempre le stesse. Allora, se noi presumiamo di fare concorrenza a, che fanno il nostro stesso campionato, a squadre che magari fanno 15.000 ingressi, 15.000 spettatori o 20.000 spettatori, con gli spettatori che abbiamo avuto l'anno scorso, allora signori, bisogna anche essere un attimino oggettivo, che se io devo prendere in giro i miei concittadini non lo faccio, che cioè, non ne ho bisogno, purtroppo diciamo è la storia che ce lo insegna. Voi avete visto l'ultimo acquisto della Juventus, cioè se ha vinto 7 scudetti presumibilmente con quello c'era un ottavo, quindi in finale c'è ad esempio Barcellona, ma perché? Perché ha fatto uno 700-800 milioni. Allora se noi l'anno scorso per me il campionato l'abbiamo vinto, che noi siamo arrivati di Lecce, Catania e Trapani, scusate, se poi si deve fare un altro discorso, e allora non va bene Magnello, non va bene Mando Ciccone, dobbiamo andare a prendere uno sceicco, lo portiamo qua e dice vabbè, pure che giochiamo a porte chiuse, lo rompiamo tutti i calciatori di Serie A e vinciamo il campionato. E non è detto che si vince. Quindi dobbiamo essere chiari e sinceri, dobbiamo, come diceva lui, remare tutti nella stessa nazione. Cioè, capisci? Quindi non è inutile dire dove si può arrivare, noi abbiamo una struttura che quante volte diciamo si vede. Io voglio ringraziare, colgo l'occasione, ringraziare Polito e Casetta che hanno dimostrato, per privacy non si può dire, ma hanno dimostrato di tenere più alla Juve Stabia che a qualche 1.000 euro in più. Okay. Cioè loro hanno aspettato all'istante. Volevo aggiungere anche un'altra cosa. Quest'anno è rientrato in auge della società diretta di gestione tutto il settore giovanile. Uno dei nostri punti, che rientrano nei nostri piani è quello di rivalorizzare il territorio, gestendo in sede
quelli che sono tutti le categorie del settore giovanile. Quindi riproporre il settore giovanile, ricostruirlo, sviluppandolo sul territorio campano. Anche con, diciamo, fare un progetto con le affiliazioni, portando praticamente, estendendoci su tutto il territorio campano. Proprio sul settore giovanile sembra molto vicino, visto che noi lo seguiamo bene da vicino da diversi anni, anche lì la struttura rimarrà la stessa o c'è qualche variazione? Ma io se come playoff tanti anni consecutivi, eliminazione con Livorno agli ottavi, quindi ai quarti anzi. Ma quindi io ho incontrato oggi anche il responsabile del settore giovanile, Salve Ruffi. Bravissimo, Menolfi. E abbiamo concordato di ripartire, quindi ci siamo dati delle indicazioni insieme e quindi anche lui è stato riconfermato. Voglio cogliere anche un attimo l'occasione per ringraziare veramente di cuore il signor Andrea De Lucia, che per 2 anni ha gestito alla grande il settore giovanile della Juve Stabia, facendo bellissime figure dappertutto e in ogni posto. Veramente un grazie di cuore a Andrea.